Storie avvolgibili presenta Tapparelle, il podcast che vi porta dentro la nostra redazione. Amici carissimi, buongiorno e benvenuti ancora una volta nella redazione di Storie avvolgibili. Abbiamo appena sollevato le nostre tapparelle per fare luce su una nuova fantasmagorica produzione, una nuova serie podcast del tutto imperdibile. Voi sapete che per noi lo sport è un punto dirimente, una tensione importante nelle scelte editoriali di questa piccola grande factory. Perché? Perché dallo sport passa tutto, lo sport non è metafora di vita, abbiamo sempre ingannato, lo sport è la vita e lì dentro ci sta tutto quello che ci deve stare, le cose belle e quelle brutte, le cose alte e quelle basse, quelle, le grandi contraddizioni e tutto quello che comunque ci agita dentro. Ma oggi non vogliamo parlare solo di sport, ma parliamo di qualcosa di ancora più speciale. Vogliamo parlare di calcio, ma in maniera ancora diversa rispetto al calcio che voi conoscete, quello che vi raccontano, le solite solfe, le classifiche, i grandi campionati. No, no, no. Oggi parliamo di calcio vero, parliamo di calcio femminile. E lo facciamo con una nuova grande produzione e con una nuova grande autrice che ho qui davanti a me in redazione, a cui tra pochissimo lascio la parola. Solo però per volevo dirvi che il titolo fantasmagorico di questa nuova serie è Perché sei femmina, sogni, calci e colpi di testa, una storia di calcio femminile. E a raccontare questa cosa meravigliosa per ovviamente questi tizi loschi di Storie avvolgibili è Marta Masona, cui do davanti a me il benvenuto e che saluto caramente. Ciao Marta. Ciao Diego, grazie mille, ciao a tutti. Bene, allora, prima di cominciare a raccontare il nostro podcast, però bisogna anche spendere due parole su Marta e vorrei che fosse lei a farlo, perché Marta ha vissuto tante stagioni diverse e quindi magari lascio a te la parola per dire chi è Marta Masona oggi. Allora, Marta Masona oggi è un'ex calciatrice della Serie A femminile, di quella che è stata la Serie A non professionistica e della nazionale. Oggi Marta non è più calciatrice e oggi Marta vive di passioni che in realtà ci sono, esistono fin da quando facevo i primi palleggi. Oggi lavoro grazie ai video, faccio videomaker, non è un lavoro ma parte della mia vita è anche la musica, verrà raccontata nel podcast questa parentesi, e la musica cantata, e lavoro anche con i bambini, con il calcio con i bambini, e questa cosa mi ha portato di nuovo una forma pura di quello che è il calcio e sono felice, ma il passaggio non è stato facile. Immagino, come sempre, sono i passaggi, i porti che si aprono e si chiudono. Ma come avete capito, Marta non ha smesso di rincorrere il pallone, perché lo continua a rincorrere, però ancora meglio, non ha smesso di rincorrere i suoi sogni. E questa cosa della sua vita, della sua carriera, ce l'ha raccontata in maniera veramente esemplare in un podcast, quello che appunto di cui oggi vogliamo parlarvi, che comunque ha tante strutture all'interno. Parla innanzitutto di calcio femminile, ma parla soprattutto della tua vita, della tua carriera. Allora, da dove nasce l'idea di questo podcast? L'idea di questo podcast nasce dall'esigenza di raccontare quello che è stato il cambiamento del nostro calcio, che non è il calcio che ad oggi in tanti e la maggior parte conoscono come simile adesso a quello maschile, ma è stato qualcosa di molto diverso. E quindi l'esigenza di raccontare le origini di quello che noi possiamo vedere oggi, che sembra, diciamo, più colorato, parte da qualcosa di più grigio, di più ombroso, ma anche di molto motivante, perché non c'era professionismo, non c'erano quindi tutte le dinamiche che il professionismo poi porta, sia dentro emotivamente alle ragazze che oggi lo giocano, che sicuramente sono state influite positivamente e anche negativamente da questo aspetto. E grazie anche a tutti questi cambiamenti, però ovviamente questo sport finalmente può godere di diritti che non avevamo mai avuto, e quindi anche di semplici cose che per noi sono stati sempre miraggi lontanissimi, come per esempio
avere la roba da vestire pulita per l'allenamento e non dover aspettare o asciugarla col phon il giorno prima dell'allenamento perché non avevamo un cambio. Questo è infatti una cosa bellissima, Marta lo racconta molto bene nel corso delle 5 puntate che compongono questa serie e ci racconta proprio anche dall'inizio la sua passione per il calcio e poi come è maturata anche e come è cambiata la passione per il calcio in un mondo che, come dicevi adesso tu, è un mondo eccezionale, una grande attrattiva soprattutto per una giovane che si avvicina a uno sport così bello, sì. Ma anche pieno di contraddizioni e pieno di problemi. Sì. Basti pensare che la Champions League di quest'anno io ho visto mie ex compagne di squadra che giocavano, si allenavano al buio con me, le ho viste giocare al Camp Nou di Barcellona di fronte a 70.000 persone e questo è stato molto bello ovviamente, sicuramente non so neanche come la possano vivere, come si possa vivere una cosa del genere, secondo me te ne accorgi solo quando è finito, perché adesso sicuramente sono prese tantissimo dall'emozione, da quello che di bello porta questo cambiamento e le contraddizioni ci sono come in tutte le cose e qualcuna ne ho riscontrata anche io, basti pensare che appunto persone che giocavano con me non hanno potuto o voluto partecipare a questo podcast, non hanno praticamente neanche risposto perché forse le società in cui giocano stanno mettendo paletti per quanto riguarda l'immagine o cose di questo tipo, quindi per esempio questo è un aspetto negativo che noi ovviamente non abbiamo mai conosciuto in un calcio in cui... È un mondo che evolve sul lato positivo ma conosce anche le parti magari meno belle forse sotto questo profilo, insomma. Però la cosa bella di questo podcast è che oltre a raccontare un po' quello che è l'universo del movimento, del calcio femminile, è un movimento importante, anche se non ha i numeri che ha purtroppo in Europa o in paesi molto vicini, che poi è importante poterlo sviluppare, poter sempre più espandere questa fascia di appassionati e di aderenti. Ma la cosa bella è che abbiamo messo assieme, come dire, non solo una narrazione personale, ma anche un punto di vista che non è solo quello di Marta, ma quello che alcune persone, alcuni invitati ci hanno dato, ripeto, l'onore di poter rappresentare in questo podcast il loro punto di vista. E sono tutte persone estremamente conosciute che fanno parte e hanno fatto anche, possiamo dirlo, la storia del calcio femminile, o no? Sì, in questo podcast la cosa bella infatti che porta con sé anche lo sport, che è il potere della condivisione, della collaborazione, è che hanno partecipato 9 persone che hanno fatto parte del mio cammino e una in realtà non ha fatto parte del mio cammino ma l'ha conosciuta adesso strada facendo ed è la più piccola, che si chiama Carol, è una bambina con tanti sogni e anche grandi possibilità sia sue che esterne e oltre a lei hanno partecipato Katia Serra, Damiano Tommasi, Elena Linari, Patrizia Panico, Cabrini Antonio, Enrico Sbardella e Valentina Maceri e Silvia Fuselli. Ognuno di questi hanno partecipato alla mia carriera o come compagni di squadra o come consiglieri nei C o come allenatori e il loro supporto per me è stato immenso perché tanti di loro stanno ancora facendo parte di quello che è un mondo che è cambiato, quindi loro hanno vissuto anche gli ultimi 4-5 anni il cambiamento, l'hanno vissuto certo. Totalmente e quindi anche loro hanno potuto raccontarmi sotto banco anche delle cose che immaginavamo ma e sono uscite e qualcosa ci sarà all'interno del podcast, qualcosa l'abbiamo dovuto togliere, però e qualcuno di loro come me non fa più parte del calcio giocato, però ha potuto farsi un'altra vita o all'interno del calcio o fuori. Sì, che poi questa è una delle tante suggestioni che raccontiamo nel corso appunto di queste 5 puntate che è complicato entrare nel calcio, ma questo a prescindere in tutti gli sport, soprattutto poi magari per una ragazza con una serie di questioni che magari
sembrano di secondo piano, ma non lo sono, ma insomma, però non spoileriamo, poi lo ascolterete, avete modo insomma di magari poi di farci sapere quello che pensate, dandoci dei feedback sui canali social, dove ovviamente poi tutto questo prodotto verrà, come dire, promozionato e promosso. Ma al di là di quello, volevo spostarmi un attimo su quello che era l'aspetto proprio del podcast, perché un podcast è fatto di contenuti, di temi importanti, in questo caso, di voci e di autori, ma soprattutto anche di suoni, di ambiente, di sound design. E qui a fianco a me c'è Veronica Marchi, che ha non solo fatto le riprese in studio di tutto questo lavoro, ma poi ha lavorato sul sound design, sull'ambiente sonoro, su tutto quello che sta dentro. E qui il calcio è un fenomeno non solo giocato ma anche suonato, mi permetto di dire, c'è tanto suono, e soprattutto poi in un mondo come quello di Marta, che insomma poi ne parliamo, insomma, è un mondo anche musicale, per cui insomma, com'è stata questa esperienza, come hai pensato di gestire il progetto audio, cioè ci sono tante cose qui magari che si possono dire. Sono tantissime, a partire dal fatto che è un racconto molto intimo e quindi la ripresa della voce e il fatto che siamo entrati completamente nel suo mondo, e tutto questo podcast ha dentro, come dicevi tu, una serie di ingredienti sonori che non sono solo le musiche, ma tutto suona in questo podcast, e questa è la bellezza, per cui sonorizzarlo è quasi una cosa in più, cioè non so come dire, suona già di per sé, certo. Questa è una cosa molto bella. Poi abbiamo catturato un po' di suoni che vengono dal campo, questa è una cosa meravigliosa, sono quindi suoni reali, fatti da noi, insomma, quindi dai piedi di Marta, catturati direttamente realmente, esatto, sì. E poi anche la parte sonora importante, oltre alla colonna che c'è sotto al parlato, è un pezzo della storia di Marta, molto recente, legata alla musica, e quindi una canzone che abbiamo scritto insomma insieme, pubblicato eccetera, in una versione completamente inedita. Diciamo che quello è poi il punto che collega un po' tutte le cose, quindi insomma c'è molto suono, come tutte le cose di Marta, quindi ovviamente è un podcast molto musicale. Come in tutte le cose di Marta e come in tutte le produzioni di Storia Fungibile, esatto, i nostri podcast, lo sapete, suonano, vanno anche oltre le dimensioni del sonoro qualche volta, però insomma sostanzialmente per noi la narrazione è fatta soprattutto di suoni, per cui per noi questa è la parte più interessante. Ma insomma, ci avviciniamo alla fine di questa piccolo retroscena, insomma making of di quello che è questa nuova produzione, ma questa produzione esce in un mese importante, esce a metà luglio del 2023, e metà luglio del 2023 è una data importante perché sappiamo dall'altra parte del globo c'è una manifestazione importantissima. Sì. Cosa scatta il 20 di luglio del 2023, cara Marta? Beh, si giocano i mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Tra l'altro l'Australia comunque è uno stato molto avanti, certo, in tal senso, quindi saranno in tante cose anche in questa. Sì, esatto. Sarà un mondiale speciale perché per l'Italia in particolare, perché è il primo mondiale che giocano da professioniste, e quindi arrivano anche sicuramente preparate in un'altra maniera, perché l'ultimo mondiale che abbiamo fatto, che era in Francia, aveva già qualcosa, portava già qualcosa con sé di professionistico, perché già si faceva qualche allenamento in più. Arriviamo ad oggi, che ovviamente le ragazze saranno molto emozionate quanto più preparate rispetto ai mondiali scorsi, quindi sicuramente qualcosa in più l'Italia se lo potrà giocare, andranno sicuramente lì con un'altra consapevolezza e con la passione di vivere questo mondiale per la prima volta da atlete, e questa cosa è sicuramente qualcosa di unico. Io mi auguro che prima di tutto se lo godano e si divertono come hanno fatto fino a quando non c'erano aspettative, non c'erano doveri. Fantastico. Ma poi lo sport anche questo, sì, vuol dire comunque impegno, disciplina. È difficile non divertirsi comunque in Australia. Ma bisogna divertirsi. Spero tanto che le nostre, sì, ragazze si divertano, sì, e ci facciano divertire anche noi, quindi sì, magari ci attacchiamo davanti ai televisori, anche se sarà un po' complicato, perché dall'altra parte del mondo noi le partite le vediamo difficili. Però ci proviamo, qui a Storia Fungibile sicuramente la televisione sarà sempre accesa
sui mondiali di calcio, Forza Italia e Forza Azzurra, che magari questa è una bella occasione anche per uscire e dare anche una prospettiva diversa anche a questo lavoro, che secondo me insomma sì, tante domande risponde, tante altre domande le mette sul tavolo. E, insomma, seguitelo, ascoltatelo, vedrete che troverete un sacco di spunti. E poi davvero magari rimaniamo in contatto sui nostri social, se avete dubbi, quesiti, siamo qui a vostra disposizione per rispondervi, magari per tenere il contatto, tenere le relazioni. Allora, intanto ci salutiamo qui, ma non ci salutiamo con il nostro pubblico, no, che ci ascolterà, sì, e ti ascolteranno. Esatto. L'appuntamento è verso la metà di luglio, non diciamo ancora la data, no, segreto, è segreto. Sì. Perché sei femmina, sogni, calci e colpi di testa, una storia di calcio femminile, e ve la racconta, adesso ve la fa accennata, ma ve la racconta sul serio, sul podcast, Marta Mason. Grazie a tutti, grazie Marta. Grazie a voi, grazie Diego, grazie Storia Volgibile, grazie Veronica. Grandissimi. Evviva. Evviva, ciao, come sempre, lui sempre evviva. Evviva. E vi aspettiamo. Le prossime tapparelle, ok? Sì. Ciao. Ciao. Hai ascoltato Tapparelle, l'instant podcast di Storie Volgibili che vi porta dentro la nostra redazione, dove nascono le storie. Le voci sono di Diego Alverà, Gaia Passamonti, Veronica Marchi e Andrea Diani. Il montaggio è di Veronica Marchi. La voce di intro e credits è di Primavera Contu. Alla prossima puntata!